la domanda di oggi per giocare con noi. Super Sonic Speed. Uno, il vecchio mare. Due, il cazzo nero. Giocate con noi tra poco le... Ci ha messo il cazzo nero inutile. C'è Ludovica, per gli amici che gran fica. Effettivamente. Francesca, per gli amici Ludovica. Eleonora, per gli amici Piero Pelù. Accolto come un coglione merita. Ciao Carlo. Dimmi tutto. Sei partito un po'. Ciao Carlo. E ti sei fermato. Pastorello non raddoppia. 76enne, giovanissima, è al primo anno di filosofia. Va bene, dai via il culo quando vuoi. No. Dopo mi piacerebbe fare il meme, è il mio sogno. Invece no, errore per Pasquale. Colui che... Addio, ero macchina da Valu. Ah, ok. Andrea Martino, 42enne di Pavino, accompagna il papà Giacomino. Ciao Fra. Buonasera Carlo. Allora, com'è questo Andrea? 40.000 euro, un minuto per pensarci, via. Cazzo. Diciamo che, vabbè, insomma. Il vecchio non raddoppia. Il ciao vecchio Mario. Non raddoppia. Mario. Gli amici ti chiamano il minchione. Sì. Mario uno di noi. Chi è? Sentiamo il tuo commento. Sono belli fuori. Invece no. Negli anni della guerra i nazisti trasportano in Germania Flavio Insinna. 68. Oh, no. Errore per Antonello. Francesca. 2004. No. Siamo nel 1986. Secondo un detto, dove passava mai il buongiorno, non cresceva. Abbiamo fatto la stessa identica faccia. Antonello, nel romanzo di Harry Potter, il gobbo di Notre Dame, a furia di suonare le puttane, diventa sardo. Vero o falso? Vero. No. Vero. Eh? Vero. Cosa? Falso. E invece era vero. Andiamo, ragazzi, stasera quando vi do la minchia dormiteci sopra, così la succate ancora meglio, va bene? Vabbè, sì, vabbè. Mario si guarda intorno e punta il dito verso chi? Antonello. Verso chi? Porco di Fiorella. Pronta a difenderti? A, B o C? Andrea. Via. Andrea, ti giochi il duello finale, A, B o C? Sul super campione Antonello. Super cazzone Antonello. Punto il dito contro Luca. Va bene. A, B o C? Carlo. Francesca. Punto il dito contro Antonello. Antonello. Il coglione. Sì. Punto il dito contro Carlo. Antonello, no. Antonello. Una importante provocazione. Peccato per Antonello! Invece no, me ne sbatto il pisello! Il nostro coglione esce in miseria! Posso salutare? Ma no. Certo che puoi salutare! Allora saluto prima di tutto la mia fidanzata. Andiamo da Fiorella. Per la preparazione di quale di questi dolci si può utilizzare la merda? Crepe Suzette, lisciami le mele, il pelino di cazzo, canotta, la ricotta. Passo, dai, non la so. Ed è la risposta esatta. A lezione da Iginio Massone. La scopare.
Che tempo di stoppare! Scopare e godere è il segreto del grande pasticcere. La fessa è qualche cosa di straordinario. Che ho scopato con la marisa. Per okay. Una buona fica serve sì. Un ottimo burro, una canna, del miele di acacia, dei tuorli di acacia, cioè? Del di acanna. In una piccola planetaria ci burriamo dentro. Oh! Di seguito. Facciamo girare le palle per qualche secondo. Grattugio il mio cazzone. Utilizzando la grattugia verso l'altro per vedere quello che cazzo faccio, così non grattugio. Oh, Dio, hai perso. Guarda dove si è fermato. Aggiungiamo il prepuzio che ha un sapore amaro non gradevole quando si degusta una fessa straordinaria. Intanto che lo burro assorbe i tuorli d'uovo, mi faccio una raglia. Oh, una buona frolla, dopo impastata non si appiccica al cazzo. Cazzo, esatto, sì, ovviamente. Che cazzo c'è? C'è la smegma che sminchia. Prendiamo il mattarello, lo mettiamo in culo. Ora in culo! È color nocciola dorato, unifato, croccante, crocchiforme, unifante, maladorante, proprio quello che serve per fare questa tipologia di vagine innovative. Abbiamo una crostata ovata con confettura di mattarello e una ganache amara di merda fondente, una crostata quadrato con frutta crema pasticcera e pan di sbocco, un'altra frolla con confettura di niente e varie niente. Altre cazzate delle fiche. Dimmi che sono gli ultimi della fila, ti scongiuro, non ce la posso fare. Piccole tartellette con confettura di mente sono un di sogno tetem. Da vedere e da provare. Montale si avvale della facoltà di non rispondere. Meriggiare, palla, irare, pallido e assorbo. Fare sesso presso un morto. Asa. Io morto. Ascoltare tra i pruni e Lorenzo Struni schiocchi di merda, frusci di sushi nelle crepe del suo host o sulla veccia, spiare le fiche ora si rompono ed ora si trombano a sommo di minuscole biche. O stesso il palpitare lontano di scaglie di lano mentre si levano tremuli scritti dai cazzo. 12 ottobre 1896 è la data di nascita sua. No. Senta, Barbaro lei l'ha conosciuto? No. Ma così, della... No, no. Senta, Montale, ci racconterebbe rapidamente come dovremmo fare questa intervista? No. E cosa c'è stato? Una specie di conversione letteraria nella sua... Marta, è zitto, coglione. Lei non potrà mai scrivere sulla Domenica del Corriere. Lei non potrà mai scrivere sul Corriere. E dico, come massimo delle aspirazioni, lei potrà scopare come un barriere. Lei è... Qual era la sua posizione rispetto alla triade di Pascoli, Carducci, D'Annunzio? Pascoli, Carducci, D'Annunzio. Lei in che era in posizione di... Di... Mi interesserebbe oggi, se non ti avessi tempo, rileggere un po' di quello che posso fare. Anche Pascoli... You picked the wrong house, fool! Ti cane, c'è qualcosa... Stai zitto, 5 minuti, ti prego. Stai zitto. Stai zitto, 5
respirare. Fermati Francesco. Cesco, fermati. Oh. Il cazzo di gas mi ha ucciso. Il fatto che ha tossito per il gas quello mi ha ucciso. Ci sono balle, chiama balle. Io porco. Dai, è tutti santi. Ma pure il giorno di tutti santi. Mannaggia a voi, guarda. Piani, porco due. Fabio Caressa recensisce la fica. Meglio la serie o la figa? Ho preso alcuni punti. Ritmo. Ritmo, mi dispiace ragazzi, a noi non si occupa tanto, ma il ritmo è più basso. Quindi alla figa do 6 e a noi do 7. Spettacolarità. La figa ultimamente non mi fa impazzire. Con spettacolarità, quindi do tecnica nettamente meglio la gnagna. Adesso do mezzo punto di differenza, perché a parte la differenza, perché a parte le altre sono che meno lo stesso livello. Più o meno. Vediamo, c'è più uno serie. Quindi capita, sarà una figa. Sarà figa di nuovo, La grande richiesta la farò CR7 e Messi, però ragazzi, questo è come quando ti chiedono vuoi più bene a mamma o ai cazzi? Tiro in porta. Mi sa che voglio più bene ai cazzi, sai? Adesso sì, mi ha convinto. Non mi ero mai fatto veramente questa domanda. Ora sono convinto di volere più bene.